Ci siamo occupati delle lezioni di italiano, ci siamo occupati anche di tante altre cose, ma principalmente delle lezioni di italiano che gliele facevamo fare ai ragazzi del caffè letterario stesso, ai ragazzi, ai nostri clienti, che prima ancora di essere clienti sono comunque amici. Mi ricordo nel 2011-2012 andavamo in giro per gli Sprari, in giro per i vari centri con i ragazzini a fare attività, perché questa, qui dentro praticamente c'è un percorso dal 2008 ad oggi con i ragazzini che arrivavano dalla strada, che ragazzini di 12-13 anni che mano a mano hanno cominciato a imparare a fare attività tipo teatro, giocoleria, musica, che poi siamo andati nei vari centri di accoglienza a portare questa ventata di allegria con i vari ragazzi. Poi hanno i problemi, cominciamo ad averli anche qua a Pozzallo, che è stato il centro del 2013 che ha fatto il botto, c'erano quasi 900 persone lì dentro, tra questo centro e il campo sportivo. Diciamo che agganciavamo i ragazzi là per cercare di prendere confidenza. Poi venivano qua e a 20-30 ragazzi, a 20-30 gruppi, venivano e facevano lezioni di italiano. Ogni ora cambiavano questi gruppi di ragazzi. E lì tra questi ce ne sono stati veramente molto contenti di aver fatto lezioni di italiano, e ce n'era uno in particolare che si chiama Laci, che alla fine ha fatto il suo percorso di studente, un giornalista del Gambia che ha scritto contro il suo governatore del Gambia di truffe che facevano con i diamanti, eccetera, eccetera, e lo hanno arrestato per un anno, poi lì torturato, lui è riuscito a scappare, è venuto a Pozzallo. Quando è sbarcato qua ha conosciuto noi, abbiamo il servizio di sportello legale che ogni volta che c'è un respingimento veniamo avvisati o dai ragazzi dei vari sprari che ci sono qua a Pozzallo, che ci avvisano, ci dicono guarda che ci sono dei ragazzi in giro, noi andiamo, verifichiamo qual è la situazione, perché molte volte vengono respinti senza vestiti, soltanto con una tuta o soltanto con un paio di ciabatte. E lì vediamo quello che possiamo fare, sempre avvisando la cittadinanza che c'è bisogno di vestiti. Rifocilliamo i ragazzi e poi chiamiamo Sicilia Borderline. Loro fanno i ricorsi, facciamo una raccolta fondi e poi li mandiamo nei centri dove possono ospitarli, magari dove passare la notte, perché qua non ci sono strutture Il adatte. progetto Mediterranop è appunto la casa delle culture a Scicli, ospita minori non accompagnati, soprattutto minori e in questo momento anche ragazze minori, sempre non accompagnate, e ne ospita, diciamo che abbiamo posti letto per 40, in questo momento siamo in 36. I ragazzi vengono accolti direttamente dall'hotspot di Pozzallo e insieme ai ragazzi gestiamo questo progetto, questa casa, quindi dove c'è bisogno di cucinare, dove c'è bisogno di pulire, dove c'è bisogno anche di pensare, di fare dei progetti, no? Anche in una casa detta, come dico io, una casa famiglia, una casa in cui veramente si pensa a quello che si deve fare poi domani, no? E quindi si progettano anche dei percorsi insieme a loro. Qualcuno ha voglia di giocare a pallone, qualcuno invece ha voglia di studiare, qualcuno ha voglia di mettersi in gioco e sperimentare un'altra professionalità, perché no? E allora intanto cominciamo a fare delle lezioni di italiano, quindi abbiamo un bel corso di alfabetizzazione sostenuto dai volontari di Scicli. Sperimentiamo anche laboratori di fotografia, laboratori. Per esempio, in questo momento stiamo attrezzando anche una libreria che diventerà anche una biblioteca, perché i ragazzi hanno voglia di leggere anche in italiano e quindi cercare di accogliere le loro richieste e di metterle in campo. L'aiuto che noi diamo all'interno della casa è una disponibilità che loro colgono, e molti l'hanno colta. Per esempio, quello di un ragazzo che voleva giocare al pallone, che vuole, che sta giocando a pallone, quindi quel sogno è diventato realtà e sta continuando anche a studiare. E questa è la cosa bella che noi siamo riusciti a fare, ma noi riusciamo a fare solo cose belle se loro lo vogliono, se loro sono d'accordo a farle, altrimenti non riusciamo a farle. Siamo nell'accoglienza da sempre e ci sembra normale accogliere tutti. Ma sono anormali quelli che non fanno accoglienza, a nostro parere. Ma abbiamo a che fare con tante tipologie di ragazzi immigrati. Ad esempio, ultimamente quelli che mi stanno arrivando sono ragazzi che sono stati accusati di scafismo, portati in carcere,
dopodiché hanno scoperto che scafisti non erano. I ragazzi devono sperimentare venendo qui un'atmosfera di casa, con tutto ciò che questo significa, dalla A alla Z. Quindi non è un discorso di quantificare, specificare i servizi che offriamo, che i servizi si offrono agli eventuali utenti. No, qua sono persone con un nome, trovano amici, quindi è ovvio, è scontato che trovano per esempio da mangiare, da dormire, da vestirsi, cure mediche se necessario, ma fondamentalmente trovano la possibilità di recuperare una serenità e accanto ovviamente, ripeto, alle figure professionali di volontari che si fanno avanti a seconda dei problemi che emergono, l'avvocato, il medico specialista e così via. Dispongo di meno di 20 posti letto e normalmente bastano. Ad esempio in questo momento che siamo al minimo storico siamo 10-12, non ricordo, che un altro ragazzo è arrivato oggi, ma quando capita che diventiamo 40, 50, 60, raggiungendo addirittura le punte degli anni scorsi, anche di 120, 130 persone, non è che ci spaventiamo completamente. La chiesa c'ha un sacco di banchi, no? Li mettiamo a specchio e diventano dei posti letto ottimi. Non c'è un limite, c'è a casa tua non nessuno ti sbatte fuori, non è una struttura. Questo è il punto che non si capisce completamente. E molti mi chiedono, ma lei ha una struttura, ma ha un campo profughi, ma cos'è che ha? Comunità? No, affatto, io sono un privato che è a casa mia, mettiamola così, faccio entrare chi voglio. E quindi non c'entra un mese e poi te ne devo andare, non esiste, tu te ne vai quando puoi andare.